Buonasera a tutti, oggi è il 16 del mese e quindi eccoci qua con Sabrina. Ciao Sabrina! Ciao Lisa, ciao a tutti. E siamo ancora in didattica a distanza, quindi anche noi facciamo la didattica a distanza, così rispettiamo le regole e mi sembra insomma doveroso. E siamo al 16 del mese e quindi il nostro appuntamento con Keep Calm e ogni cibo il suo tempo. Oggi siamo alla fine del nostro percorso e approdiamo nella fantastica era degli adolescenti. La chiamo era volutamente. No, è proprio quasi un'era geologica. E quindi cioè, approdiamo agli adolescenti e a quello che è il cibo per questa fascia d'età. Noi cerchiamo di rivolgerci ai genitori e quindi cercare di dare quattro indicazioni pratiche e anche un po' teoriche su quali sono gli apporti, insomma, le parti nutrienti, nutritive, gli apporti nutrienti, eccetera, per comunque questa fascia d'età che è comunque in super trasformazione e lo sappiamo. Quindi, intanto vi ricordo il 16 del mese, ogni 16 del mese alle 21, 20 e 30, insomma, nel periodo, nel momento serale. Poi sapete che comunque il video rimane registrato e quindi in qualsiasi momento potete vederlo. E poi abbiamo anche un angolo pratico che questo mese, essendo un mese di Natale, si occuperà un po' di darci due o tre spunti su come poter agghindare la nostra tavola di Natale con qualcosa di sfizioso fatto dai bimbi invece che fatto da noi per una volta. Lo possono fare anche Mettiamo loro. sotto, via. Li mettiamo sotto e fanno Quest'anno qualcosa di i divertente, di cenoti, però. buono. Assolutamente. E quindi io lascerei la parola a Sabrina che ci dà un po' le ultime nozioni, appunto, su quello che è quest'ultimo pezzo di alimentazione di cui ci occupiamo e poi dirò anche io due cose sull'ambito che, insomma, a livello educativo e pedagogico hanno tutto un grande pezzo. Cercherò di essere molto riassuntiva. Sabrina, a te. Grazie, grazie Elisa. Sì, come dicevi, siamo arrivati al, diciamo, terzo step, ultimo step di questo percorso rispetto a un po' excursus sull'alimentazione dai neonati fino a ragazzi ed adolescenti, no? Passando per l'alimentazione, anche la ristorazione scolastica, quando i bimbi iniziano a scuola, come dicevamo l'altra volta, e che quindi siamo ancora un po', come dire, incanalati, abbiamo delle rotaie ben precise perché gestiamo ancora noi famiglie e poi con la scuola, dove abbiamo delle indicazioni chiare su quello che mangiano i nostri figli, i nostri ragazzi, però poi arriva un certo punto che, insomma, le rotaie un po' finiscono, no? E non è più così una guida netta, ma inizia una fase un pochino più di autonomia di questi ragazzi e adolescenti. Ed è un momento un po' più complesso, sia dal punto di vista, come accennavi, magari anche calorico di nutrienti, perché c'è un passaggio proprio a livello fisico, un grande cambiamento, ma anche a livello psicologico è un momento importante dove all'inizio i ragazzi non sanno bene chi sono, no? E vorrebbero già essere grandi, ma hanno ancora bisogno di ovviamente di contenimento e protezione, e dall'altra però appunto vogliono fare da soli, andare da soli. Quindi per noi genitori diventa ancora più difficile questo compito, che non abbiamo più il controllo assoluto, la supremazia assoluta di quello che fanno. Per cui appunto volevo dividere un po' in questi due segmenti questo aspetto dell'alimentazione dei ragazzi e degli adolescenti, partendo da un punto di vista proprio fisiologico, no? I ragazzini tra i 10 e 11 anni, man mano che crescono fino all'età adulta, diciamo fino ai 18 anni, il classico passaggio, no? La maturità, essere maggiorenne, hanno una crescita veramente
veramente importante e di conseguenza l'alimentazione deve essere, il fabbisogno energetico deve essere adeguato, perché ci sono studi che hanno dimostrato anche che questi bambini e ragazzi crescono a volte anche di 10 centimetri in altezza. 10 centimetri in un anno sono tantissimi, capite che per il fisico, per l'organismo, questa crescita, magari anche uno scatto in un anno, però magari poi è successo tutto in qualche mese, per cui per sostenere le ossa, i muscoli, soprattutto poi se hanno delle attività fisiche impegnative, perché anche un'età dove magari si spinge un po' di più a livello sportivo, ecco che dobbiamo accompagnarlo a un'alimentazione adeguata. Che cosa vuol dire? Sicuramente calcio e ferro per le ossa e un aumento anche moderato di assunzione di proteine, proprio perché le proteine vanno a costruire, no? Sono i mattoni, il tessuto muscolare del nostro organismo. E quindi cerchiamo appunto di legare, di trovare questi due alimenti, no? Elementi essenziali nel nostro cibo, senza stravolgere, però non è stravolgere le abitudini alimentari, mantenendo quelle che sono state le basi, no? Perché comunque ritorniamo un po' alle origini, che la famiglia è la carta vincente, l'esempio è la carta vincente. Se noi già da piccoli abbiamo incominciato, come dicevamo le altre volte, a dare un buon esempio di un'alimentazione varia, no? Di assaggiare un po' di tutto e provare un po' di tutto senza sforzare, senza utilizzare il cibo come ricatto, sicuramente ce l'avranno come bagaglio, per cui possiamo spaziare in più alimenti. Ecco, volevo precisare dove magari possiamo trovare questi elementi, ferro e calcio e proteine importanti per seguire questa crescita. Le proteine sappiamo che le troviamo principalmente negli alimenti di origine animale, la carne, il pesce, il formaggio, le uova, vanno benissimo. La prevalenza e la preferenza è quella sul pesce, no? Come tipo di carne, e anche formaggio e uova, sicuramente un consumo quotidiano ma moderato. Però troviamo delle buonissime fonti di calcio e di ferro e di proteine anche negli alimenti di origine vegetale, come i famosi legumi, come le verdure a foglia verde, e poi tutta quella la gamma di broccoli, cavolfiori, cavoli, che ovviamente sono quelli che piacciono anche meno, purtroppo, appunto, e la frutta secca, che abbiamo anche già visto in occasione degli spuntini, che può essere una valida soluzione. La moderazione è anche qui la tecnica per riuscire a a coprire il nostro fabbisogno senza esagerare. E appunto posso dirvi che per esempio per assimilare bene il ferro, anche quello di origine vegetale, sarebbe buono consumarlo con condito con del succo di limone o di arancio, perché la vitamina C aiuta l'assorbimento del ferro, per cui anche un'insalata di spinaci, un'insalata verde piuttosto che oppure della carne magari condita, insaporita o lasciata macerare con del succo di limone, quello aiuta molto l'assorbimento del ferro. Il calcio, oltre che, come comune pensare, ma giustissimo, nel latte e nel formaggio, appunto lo troviamo anche sempre in una bella spremuta d'arancio. Appena fatta, ricordiamoci che le spremute di agrumi vanno fatte bevute, perché hanno delle vitamine che si perdono facilmente, volatili, e quindi non possiamo pensare di spremere e lasciare in frigo e consumarlo nel pomeriggio, vanno fatte bevute, e questo è un ottimo alimento anche per il calcio, di ovviamente frutta fresca e non succhi di frutta, ma delle spremute di frutta fresca, e aiutano
sia i ragazzi di genere diciamo maschile per lo sviluppo muscolare e osseo, e soprattutto indicato appunto sia il ferro che il calcio per le ragazze che si avvicinano poi a quello che è l'età puberale, l'inizio del ciclo mestruale, e quindi con delle perdite poi ematiche importanti dove hanno bisogno di reintegrarle. Il discorso magari di utilizzare degli integratori, a parte che deve essere sempre il medico, no? A suggerire, a consigliare, ma se l'alimentazione è varia, non c'è bisogno. Sicuramente sarà necessario aumentare le porzioni dei pasti, se poi si ha già l'abitudine di avere un'alimentazione varia, basterà veramente solo aumentare un po' le porzioni perché si assicura l'intake di tutti i nutrienti. Se invece non si ha molto queste abitudini, bisogna cercare un po' con più delicatezza ancora di inserirli nella nostra alimentazione, magari nella colazione e nella cena, che potrebbero essere i pasti che facciamo ancora più o meno insieme o a casa, no? Ma senza, anche qui, senza forzare, senza obbligare, perché si rischia di avere l'effetto contrario, per cui ancora di più forse è importante che quel pasto che si riesce a fare insieme non sia diverso, cioè io mangio una cosa, tu ne mangi un'altra perché so che non ti piace, ma proporre sempre, man mano che crescono diventa anche ancora più semplice magari chiedere la collaborazione, l'idea, aiutami, guardiamo, adesso ci sono tantissimi programmi che ci danno spunti e che possono interessare e catturare anche i ragazzi, no? Ce ne sono diversi che hanno comunque un bacino di utenza proprio di ragazzi, e quindi prendere magari spunto da lì per far qualcosa insieme e per assaggiare. Di solito in questi programmi c'è sempre un po' di tutto, no? Non sono limitati o chiusi. Anche perché appunto poi c'è questo aspetto invece più psicologico, che è altrettanto importante. Finalmente ho un'autonomia su qualche cosa che posso scegliere, anche perché magari il pranzo lo faccio a casa da solo perché sono grande, arrivo a casa, i miei non ci sono, se il genitore ha avuto modo e tempo di lasciargli qualcosa e solo da scaldare, ok, ma non è neanche detto che piaccia. Proprio perché dice, arrivo a casa, non voglio mangiare quello che mi hai preparato tu, sono in grado di gestirmi da solo. Allora, intanto il trucchetto può essere anche quello di avere una dispensa varia, no? E di mettere magari ben in vista così quello che può sembrare più idoneo che vogliamo magari che mangino. E poi anche qui, se non si sentono braccati, sicuramente sceglieranno in maniera varia. E anche invece nel caso dovessero consumare dei pasti fuori, in questi fast food, dove è vero che si stanno allineando, no, queste multinazionali un po' ad avere anche un'alimentazione un po' più equilibrata, un po' insomma un po' meno cibo spazzatura, però ci sono ancora tanti piatti che insieme sono delle bombe, sia a livello energetico di calorie, ma proprio anche magari con una forte percentuale di grassi o troppe proteine, no? E quindi riuscire a trovare l'equilibrio non è semplice. Però una cosa mi viene da dire, sempre se noi abbiamo seminato bene, anche in queste situazioni, magari i ragazzi possono fare delle scelte così ponderate, no? Certo, c'è il panino, l'hamburger bello farcito, poi però magari mi prendo l'acqua invece che la bibita gasata, o piuttosto che magari prendo anche quella porzione di frutta che loro propongono, in qualche modo facciamo un po' un piccolo così, una piccola botta di vitamine, di antiossidanti che aiutano a combattere quello che tutto questo hamburgerone piuttosto che altre cose possono provocare. Però anche lì, per carità, se non è un'abitudine quotidiana, il pasto nel fast food piuttosto che in un'altra situazione simile è anche un momento di socializzazione. È vero che adesso siamo un po' chiusi e quindi non vediamo l'ora di poter anche trovarci in questi posti, però
per i ragazzi poi è fondamentale, no? Questo ritrovarsi e sentirsi uguali agli altri. Ecco che è importante non obbligarli, non, come dire, non mortificare anche, e anche in situazioni magari un po' più delicate dove c'è può esserci un sovrappeso, perché purtroppo ci sono anche qua, la letteratura ha dimostrato che il primo anno di vita oppure questa parte di età, no, adolescenziale, sono i periodi dove più facilmente c'è il rischio di obesità, no? Di avere un sovrappeso importante. Però anche nel caso in cui ci fosse queste situazioni bisogna sempre essere delicati, non è con spingendo sull'acceleratore, mortificando, che magari uno dice facendo così, paragonando, otteniamo di limitare come dire, l'abbuffarsi, il mangiare compulsivamente, anzi no, ancora di più, no? Perché poi tu saprai meglio spiegare o dire come può funzionare l'umore, questo lo stato d'animo. Quindi anche lì, se noi, come dicevamo prima, riusciamo a in alcune situazioni essere insieme, avere un buon esempio, sicuramente i ragazzi lo prenderanno, lo faranno loro. Inoltre può esserci anche l'aspetto, soprattutto magari più per le ragazze, che si avvicinano a tipi di alimentazione diversa, vegetariana, vegana, insomma, queste scelte alimentari che possono andare bene, non sono assolutamente da demonizzare. Anche qui, in maniera discreta, però il genitore deve avere un po' il controllo della situazione, no? Una supervisione, perché anche qui, oppure la scelta di mangiare solo biologico. E magari i propositi sono buoni. E poi a livello pratico che bisogna supportare, e ritorniamo magari al discorso di quando uno riempie il frigo, la dispensa. Se si nota che ci sono alcune scelte e vanno bene, no? Non sono estreme, però anche così in sordina o come dire, nel sottobosco, accompagnarli, guidarli senza che se ne accorgano, però facendo in modo che possano avere i giusti nutrienti, anche perché questi ragazzi in crescita hanno bisogno fino di circa 2.500 calorie, soprattutto se fanno al giorno, se fanno attività fisica, no? Quindi non è sicuramente togliendo che insomma, otteniamo magari il risultato se ci sono queste situazioni, anche perché poi si rischia altrimenti. Soprattutto anche qui diciamo che colpisce un pochino di più il genere femminile, la situazione inversa, no? Di anoressia, bulimia, tutta questa parte molto molto delicata che io non ho le competenze per affrontare, però si utilizza il cibo anche qui proprio come mezzo di controllo, no? Posso controllare questo e quindi posso fare quello che voglio, e sono situazioni che possono portare anche poi ha delle dinamiche brutte, proprio gravi, ecco. E quindi anche qui c'è sempre un po' la moderazione, no? Io di questo sicuramente, come dicevamo, proteine, alcuni elementi importanti, vitamine di frutta e verdura e questi elementi come ferro e calcio che troviamo così nei nostri alimenti che dovrebbero già essere di consumo quotidiano, ecco. Bene, grazie Sabrina. Diciamo che lo spunto che mi viene è legato un po' appunto a quelle che sono le situazioni estreme, dove sapete che abbiamo già affrontato in altre rubriche che seguo con la mia collega psicologa Letizia Foti, quindi non vado sicuramente ad approfondirle qua, però sicuramente l'alimentazione in generale è motivo di autonomia e gestione da una parte, come diceva Sabrina, e dall'altra è anche motivo di socializzazione e di essere appunto parte di un qualcosa, no? Per cui abbiamo anche spesso, come dire, sottolineato, no? Il fatto che
stare a tavola insieme, dare degli orari, essere a mangiare insieme, soprattutto quando parlavamo di bambini più piccoli, però poi è una cosa che in realtà entra proprio nella nostra cultura, no? È proprio parte della nostra cultura, per cui il piacere di sedersi a tavola e di mangiare insieme, perché in realtà è condivisione, non è tanto il quello che si mangia, ma il fatto magari di stare insieme ad altre persone. In adolescenza questa cosa è ovviamente, non dico portata all'estremo, ma fa assolutamente parte del gruppo, no? Fa assolutamente parte del mangiamo insieme, spirucchiamo insieme, eccetera, eccetera, ma in realtà siamo omologati, no? Io sono uguale a voi, voi siete uguali a me, e quindi sono parte del gruppo grazie anche a questo. E quindi sicuramente è un aspetto, insieme all'autonomia, che portano proprio i ragazzi a fare anche alle volte delle scelte drastiche, ma per questo motivo, perché posso scegliere, e quindi posso scegliere, diventa il decido esattamente il contrario di quello che tu vuoi perché sei il mio genitore, e perché sappiamo che in adolescenza il lavoro principale è andare contro i genitori, e questo è proprio il loro mestiere. Il cibo diventa strumento anche per questo. Quindi per quello appoggio tanto l'idea di Sabrina di non andarci coi piedi di piombo, perché diventa veramente poi una lotta che diventa una lotta generazionale, una lotta di vedute che va proprio al di là di quello che è il cibo, perché può essere il cibo come può essere qualsiasi altra cosa. Dopodiché, anzi, spesso e volentieri, in casi più gravi, in casi patologici, il cibo è utilizzato proprio come mezzo di ricatto, no? Quindi sia da un lato che dall'altro, sia dal punto di vista del genitore che dal punto di vista del ragazzo, quindi davvero poi diventa una roba troppo delicata. In linea di massima, sicuramente c'è anche quella fase delle schifezze, possiamo dirlo, no? Cioè, la fase delle Sì. schifezze ci dobbiamo passare in mezzo, probabilmente ci siamo passati tutti, chi prima, chi dopo, chi in un modo, chi Sì. nell'altro. Questo forse anche soprattutto se abbiamo avuto un passato dove magari molto restrittivo, no? Sotto quell'aspetto, cioccolato, patatine, no, 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 ovvio che appena abbiamo la possibilità la diamo a acquistare, Esatto, e quello. Se invece c'è perché stato diventa anche il qui. tabù. E certo, perché diventa il tabù da sfatare, come tanti altri tabù. Quindi anche lì non è che tutto diventa patologia, quindi non è che se passiamo nella fase delle schifezze o di cosa, chissà mai cosa succederà. Dipende poi anche molto dal ragazzo, dalla ragazza, dalla situazione che ha, da quanto sport fa, insomma, da un sacco di cose. Quindi non è sicuramente che cibo spazzatura uguale problemi patologici di alimentazione. No, ci sta, ripeto, anche quel passaggio lì fa parte anche della ribellione, appunto, come dice Sabrina, se è sempre stato no, 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 meraviglioso, appena posso finalmente andarmi a comprare la barretta di cioccolato, me la vado a comprare, non aspetto che qualcuno mi dica non la comprare. Quindi anche questo, insomma, ci tenevo un attimino a dire due parole. In realtà è appunto un argomento molto vasto, molto ampio, che è la punta dell'iceberg, perché ripeto, il cibo è un punto, ma in realtà il contesto è molto più ampio e molto più complesso. Ci stiamo qua a dare due pillole, ecco, niente di particolare. Invece chiediamo a voi se avete delle domande, delle cose da dire, assolutamente scrivetelo nei commenti. Abbiamo avuto anche altre volte, no, dei commenti anche negativi, perché no? Perché comunque ognuno ha anche la sua visione. Noi seguiamo quella che è un po' le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di studi rispetto a quello che è la base biologica e fisica, no? Spesso e volentieri, ma questo non significa che ci sia tutto un altro aspetto, no? Come lo era per lo svezzamento e l'autosvezzamento, ci sono un sacco di modalità, di tipologie, di scelte che assolutamente sono tutte rispettabili. Sì. Questo è un po' il nostro punto di vista, quello che noi portiamo avanti anche nei servizi in cui lavoriamo, perché poi un conto è io genitore che lo faccio con mio figlio, un conto è io istituzione o comunque ente che deve dare da mangiare a dei bambini e a dei ragazzi. Penso sia ben diversa, insomma, la prospettiva. Assolutamente, sì. E quindi noi portiamo qui quello che è anche la nostra esperienza lavorativa, non solo di mamme, non solo di mamme, ma anche proprio l'esperienza lavorativa, quello che viene richiesto a livello anche di enti e di istituzioni rispetto all'alimentazione dei bambini e dei ragazzi. Bene, io vi saluto, ringrazio Sabrina.
Grazie a te Elisa, Vi grazie lascio poi al suo angolo pratico oggi che ci insegna a fare qualcosa di divertente, di utile, di buono per come si Natale. poi, come vedrete, unisce un po' di cosine, voglio dire, no? Anche appunto lo spirito di stare insieme o di fare Esatto. qualcosa. Allora, la rubrica in realtà non finisce qui perché secondo me noi di argomenti ne avremo ancora molti e vari. Quindi in realtà l'argomento finisce qui lo specchio, lo spettro dal neonato all'adolescente. In realtà vedrete i prossimi mesi nuovi argomenti, ma non svegliamo niente perché così vi lasciamo un po' la curiosità. E vi saluto, buona serata e grazie a Sabrina. Grazie a te Elisa, grazie, buona serata a Grazie. tutti e buon Natale! Beh, giusto, buon Natale a Siamo tutti. quasi, dai! Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao a tutti!